Derby d'Italia ha finito ancora una volta tra le polemiche con un gol su un presunto fallo di mano, addirittura due presunti falli di mano non visti dall'arbitro, tantomeno dal VAR, nonostante i 3 minuti di check che sicuramente lasceranno discutere parecchio. Ciononostante, al di là dell'episodio, partita approcciata ancora una volta dall'Inter in maniera molle, non esattamente da Inter, è un po' come da copione. Insomma, tabù non sfatato, ovvero di vincere una partita dopo una gioia di un big match vinto quasi, perché il pareggio di Porto è valso quasi come una vittoria, visto il passaggio del turno ai quarti. L'Inter appunto subisce l'episodio, ripeto, ancora una volta da discutibile, però lo subisce e non alza mai la testa. Difesa che sul gol comunque ha sbagliato, praticamente inesistente, e ancora una volta qualche cambio discutibile, o quantomeno nelle tempistiche. Il cambio di Barella, arrivato magari in maniera un po' da braccino, da tennista, un po' per via dell'ammunizione, e dei cambi arrivati tardivamente, e in modo particolare quello di Lukaku, tant'è che la partita è un po' cambiata con l'ingresso di Edin Dzeko. Partita che va purtroppo come nessuno sperava, che porta la vittoria ancora una volta alla Juventus, esattamente come nella gara d'andata, e che sicuramente farà discutere ancora una volta sul futuro di Simone Inzaghi.